martedì e del giovedì, un caffè con Valdezza.net in collaborazione con Cybermarket, e oggi il mio ospite è Federico Minghi, wine blogger toscano, e con lui... Ciao Federico, intanto buonasera. Ciao, buonasera a tutti. Ecco, con lui questa sera, insomma, oggi pomeriggio parleremo un po' del mondo del vino, parleremo di come cambierà il mondo del vino alla luce anche di quella che è l'emergenza che stiamo affrontando oggi, l'emergenza dovuta appunto al contagio da Covid-19. Ecco, Federico, innanzitutto quello che ti chiedo per iniziare, per scaldarsi un attimino, è di presentarti e soprattutto anche di raccontarci come mai ti chiamano il Vignarolo Creativo, ecco. Allora, generalmente le presentazioni si fanno con un bicchiere di vino in mano, però in questo caso non è possibile, per cui inizieremo a freddo. Allora, questa è una domanda abbastanza difficile, ma fatta la prima. Perché mi chiamo il Vignaiolo Creativo? Ma perché ho fatto tante attività legate al mondo del vino e soprattutto al nostro territorio. Negli ultimi anni sicuramente mi sono concentrato più sulla comunicazione. Ma ho iniziato 25 anni fa accompagnando i personaggi che venivano qua in Toscana un po' da tutto il mondo, accompagnandoli nelle strade bianche. Avevo un'agenzia in Camming che organizzavo pacchetti, giri mongolfiera, passeggiate a cavallo. Sono stato uno tra i primi a organizzare il Tour del Chianti, in realtà. E questo mi ha permesso di conoscere il territorio, ma soprattutto di innamorarmene. Perché questo lavoro lo fai soprattutto per tanti anni se veramente sei innamorato di questa terra. E quindi Assolutamente. poi negli anni ho continuato a cercare di far emozionare le persone non più fisicamente, come facevo prima, accompagnandole fisicamente nei posti più belli, negli angoli più nascosti della Toscana, ma facendo tramite il mio blog, poi tramite un libro che ho scritto. Al canto del gallo, al canto del gallo, perché sostanzialmente in Toscana i viaggi iniziavano al canto del gallo. Erano quei suoni a noi molto familiari, quelle melodie come il suono delle campane a mezzogiorno, e al canto del gallo iniziavano i viaggi la mattina presto. E poi negli ultimi 6 anni ho cercato di organizzare, cioè di portare le eccellenze del nostro territorio all'interno dei grandi eventi, cioè cercando di legare l'enogastronomia delle volte al cinema, andando al Festival del Cinema di Venezia, al Festival di Cannes, facendo conoscere quello che sono le nostre eccellenze del territorio, altre volte legandole alla moda, a Pitti o alla Settimana della Moda a Milano, altre volte ai motori alla Mille Miglia, perché in realtà tutto il mondo aspetta le nostre eccellenze e te ne rendi conto solamente andando fuori la bellezza, cioè quanto gli altri apprezzano la Toscana, hai la percezione solamente nel momento in cui vai fuori, la porti fuori. Noi siamo abituati a mangiare dei salumi ottimi, bere degli ottimi vini, per noi sono una cosa scontata, diciamo. Siamo abituati male in un certo senso, eh. E quando invece poi vai fuori ti rendi conto che quando dicono, sai, c'è la degustazione dei prodotti toscani e c'è la fila. Subito c'è la fila, un'ora prima si mettono in fila perché aspettano di bere un buon bicchiere di vino rosso. E quindi si ha questa percezione e è bello regalare delle emozioni e delle sensazioni che poi ti rimangono dentro. Perché in realtà, come piace dire a me, dentro di un buon bicchiere di vino c'è il territorio, c'è questo mix magico perché ci sono storie, ci sono leggende, ci sono casate, si sono tramandate di padre in figlio, tutta una serie di tecniche, di segreti. E quindi il bicchiere del vino sostanzialmente è quello che secondo me concentra al meglio, rappresenta al meglio questo mix magico. E in questi giorni, durante i quali anche io sono stato ovviamente isolato in casa e ho rispettato l'isolamento, Come tutti purtroppo, come tutti, ho pensato di creare un po' questi itinerari, questi 30 itinerari, la Toscana nel bicchiere, l'ho chiamata proprio andando in giro, mi sono immaginato questo viaggio al momento sognato e virtuale, ma poi appena potremo andremo a farli, a provarli, a godere di questi 30 itinerari, appunto l'ho chiamata la Toscana nel bicchiere perché il bicchiere
rappresenta secondo me al meglio l'essenza di questo territorio. E poi ho pensato l'idea di ritornare a bordo di una 500 a fare questi itinerari. Perché? Perché la 500 ha rappresentato, innanzitutto rappresenta quella che è l'Italia nel mondo, ma poi rappresenta anche un periodo della ricostruzione, della rinascita italiana del secondo dopoguerra. E poi anche perché la 500 ti permette di vedere le cose lentamente. Ecco, dobbiamo riappropriarci anche di questo concetto della lentezza, perché è solamente tramite questo concetto che ci possiamo riappropriare delle cose belle e delle cose buone, perché le cose belle e le cose buone nascono con il tempo. Il tempo è una variabile fondamentale per poter creare cose buone e cose belle, ma anche per apprezzarle. E quindi ho pensato, l'ultimo progetto per far godere un po' la Toscana e farla conoscere, di lanciare questa nuova idea, ecco. È di bellezza, quindi sì, la lentezza, appunto, per le cose belle ci vuole tempo, assolutamente. Ecco, andiamo un attimino, entriamo un attimino nel vivo, no, di questa nostra chiacchierata, approfondendo un po' quella che è la percezione del Tuscan style che si ha oggi, appunto. Senti, in base ovviamente alle tue esperienze, alle tue conoscenze. Certo. Ma senti, io dico sempre che noi abbiamo un mix magico e tutto il mondo veramente apprezza. Cioè, abbiamo, secondo me, è una ricetta perfetta, perché la Toscana è conosciuta nel mondo per la bistecca alla fiorentina come per la Torre di Pisa, io dico sempre, oppure per il vino Chianti come per la Galleria degli Uffizi, o per la Finocchiona come per Dante Alighieri. Questo per dire che praticamente il nostro è veramente un mix magico formato da enogastronomia, paesaggi da cartolina e anche un'arte, una storia importanti. Ecco, io credo che questo mix magico a noi ci ha sempre avvantaggiato, e in questo momento particolare di crisi lo dovremo sfruttare. Sì, perché in questi giorni abbiamo visto, è stato anche ospite tuo, il sindaco Pescini ha rilanciato giustamente l'idea di essere un luogo, uno tra i primi, dove sperimentare questa famosa ripartenza, no? Io credo che veramente un posto come Gaiole in Chianti, dove tra l'altro dalla piazza di Gaiole è l'inizio dell'Eroica. L'Eroica è un'altra bellissima manifestazione, una cicloturistica d'epoca, ma soprattutto l'Eroica rappresenta un po' tutta quella serie di concetti di cui ti parlavo prima, cioè il fatto di riuscire a godersi lentamente delle cose, di andare a scoprire nelle strade bianche, diciamo, degli angoli anche più sconosciuti. E poi rappresenta un altro bellissimo concetto, la condivisione, il cercare di aiutare sempre anche chi rimane indietro. Sì, perché durante l'Eroica io ho avuto la fortuna di farla per 5 anni e ne sono tuttora rimasto innamorato, e appena potrò, dal punto di vista di riuscire a riallenarmi, non vedo l'ora di tornare a rifarla l'Eroica. Veramente, certo. L'Eroica ti insegna che quando sei fuori, e non è difficile nelle nostre strade bianche, ti trovi intorno, circondato da decine di persone che cercano di aiutarti, perché l'idea non è quella, come normalmente succede nei nostri giorni, che c'è la felicità nel lasciare indietro gli altri. No, nell'Eroica la felicità è nell'aiutare gli altri e poi arrivare al ristoro tutti insieme a godersi di un momento conviviale. Ecco, questo secondo me è un bel concetto dal quale dobbiamo ripartire, è proprio il Tuscan style questo, no? L'idea di avere dei luoghi belli, di avere delle cose sane sulle quali partire, avere il buono, ma anche avere dei valori importanti che la Toscana ha sempre avuto, dal Rinascimento ci vengono. Tenere il Rinascimento ha rappresentato un momento importante di sviluppo per l'arte, ma ha rappresentato anche il riportare l'uomo al centro della scena, no? L'uomo inteso con tutti i valori. Ecco, io credo che questo sia proprio il momento dove il Tuscan style può aiutare anche l'Italia a ripartire. Sì, cercando di far capire dalle nostre parti, ovviamente il problema del distanziamento non si è mai sentito, perché nelle strade bianche fatichi a trovare qualcuno, spesso sì, nelle strade bianche in una giornata fa fatica a incontrare un contadino, quindi non c'è luoghi affollati dove magari, ecco, quando avremo l'opportunità e ci daranno la possibilità di ripartire, i nostri non sono luoghi di grandi assembramenti, ecco. Vero, vero. E poi ovviamente abbiamo questo mix magico, e la parola Tuscan style secondo me lo riassume al meglio, dove abbiamo
una serie di prodotti, non ultimo il vino. Il vino, perché ti dico non ultimo il vino? Perché in questi giorni parlavo proprio con il professor Stefano Ciatti, che è presidente di Vino e Salute, e mi raccontava, e ho letto proprio di una serie di sperimentazioni che si stanno portando avanti anche in questi giorni con il resveratrolo. Le sta portando avanti l'Università Federico II di Napoli, per esempio. Il professor Ettore Novellino del Dipartimento di Farmacia sta sperimentando una terapia contro il Covid-19 a base di resveratrolo. Ecco, il vino rosso ne contiene in una buona quantità. Una quantità, certo. Il resveratrolo è il principale tra gli antiossidanti del vino, cioè blocca radicali liberi e ha proprietà antinfiammatorie per eccellenza. Questo per dire cosa? Che abbiamo dei prodotti fantastici dal punto di vista proprio anche qualitativo, che aiutano la qualità della vita. E in questo momento, io credo, in questo momento noi viviamo proprio questo disagio dal punto di vista della nostra salute, che abbiamo vista in pericolo, forse è un momento nel quale ripensiamo un po' anche determinati schemi della nostra vita. Certo. E tra le priorità probabilmente mi voglio augurare che ci sia anche un'attenzione verso il cibo, la qualità di quello che mangiamo, dove cerchiamo piano piano di andare verso il ritorno, un po' da sempre si dice il chilometro zero, ma più che il chilometro zero a me piace pensare ai prodotti di qualità, perché certo. Poi non è importante, certo, il chilometro zero abbatte certi impatti ambientali, questo assolutamente, e assolutamente se riesci a trovare un prodotto a chilometri zero nella zona, sicuramente hai meno problemi di conservazione e quindi di conseguenza, oltre a un minore impatto ambientale, avrai un prodotto che arriva sicuramente a livello qualitativo migliore. Certo. Ma però, cioè, credo che la qualità del cibo sia un tema molto sentito e sul quale poi magari anche nel proseguo della nostra chiacchierata torneremo quando parleremo dei ristoranti, perché io credo che sarà uno dei punti di forza che il nostro territorio si può giocare. Senti, beh, io mi piace seguire questa linea tutta dedicata in un certo senso anche alla lentezza, no? Cioè alla possibilità che poi segue le strade dell'eroica, che segue appunto anche in un certo senso il processo di maturazione del vino, no? E quello che poi porta alla vendemmia. Ora, da questo punto di vista, ecco, voglio entrare un attimino un po' nel vivo, ecco, del vino al punto della vendemmia, provando a chiederti, ecco, che tipo di annata si prospetta, o almeno, ecco, per quello che abbiamo, per i dati che abbiamo a disposizione ovviamente ad ora, ecco. Senti, allora, il 2019 è stata un'ottima annata. Per il 2020, per l'annata in corso, è un pochino presto per capire cosa succederà. A marzo, a fine marzo, abbiamo avuto negli ultimi giorni un po' freddo e abbiamo visto addirittura alcune aziende a Fonterutile hanno acceso addirittura delle torce per scaldare le vigne, un metodo che arriva anche dalla Francia, per cercare nel momento in cui iniziano i primi germogli di non far scendere troppo sotto zero la vigna per troppe ore consecutive, ma sostanzialmente questo non ha inciso assolutamente. Sicuramente nei prossimi mesi si aspettano piogge, cioè fino ai primi di luglio c'è bisogno, ma non solo per il vino, nella campagna in genere c'è bisogno assolutamente della pioggia, di un quantitativo abbastanza importante, ovviamente che non faccia danni, che non vengano le solite bombe d'acqua, così bombe dire, d'acqua, ma che piano piano il terreno possa prendere l'acqua. E poi c'è bisogno ovviamente di un luglio e di un agosto con il sole, temperature calde per far maturare e quindi poi per poter avere una maturità dell'uva che poi gli dà lo zucchero, gli dà il corpo e quindi gli dà quelli sostanzialmente poi sono profumi anche del vino. Però ancora è presto per capire che annata sarà sotto questo punto di vista, ecco.
Assolutamente. Senti, io mi voglio a questo punto avvicinare un po' al problema, tra virgolette, Covid. Poi ovviamente noi cerchiamo attraverso queste chiacchierate, ecco, non soltanto con te, ma anche con gli altri ospiti che abbiamo avuto prima di te, con quelli che avremo poi successivamente, di affrontare questo problema, cercando anche di capire quali potrebbero essere, quali possono essere già ad ora, in attesa della fase 2, le risorse da attrarre per poter ripartire al meglio possibile. Ecco. Ora però, da questo punto di vista, volevo fare un attimino un excursus su quello che appunto erano le percentuali anche di invenduto, no? Che ci Certo. sono ad ora e ecco, quello che potrebbe succedere appunto da ora ai prossimi giorni, alle prossime settimane. Allora, senti, al momento il ragionamento secondo me va fatto un pochino più ampio, ovvero, cioè, ad oggi ovviamente l'invenduto è una parte importante perché abbiamo avuto questo stop totale di 2 mesi che quindi ha messo in crisi di liquidità le aziende vinicole e non solo. Anche il comparto enogastronomico e turistico perché poi sono molto sono strettamente legati. Il problema è lo stop dei 2 mesi, ma soprattutto è la valutazione, che è quella che facevo con un po' di aziende. In questi giorni, ovviamente, ci siamo telefonati, ci siamo scambiati idee, opinioni, perché nel settore c'è una grande preoccupazione, giustamente. Il problema è capire quello che succederà nei prossimi mesi, nei mesi a venire, perché il problema non è vedere lo stop di 2 mesi totali che rappresentano, ripeto, un problema, ma il problema più grosso sarà capire quant'è la perdita a fine anno, perché probabilmente non ripartiremo normalmente, non esisterà più il mondo che abbiamo conosciuto prima del Covid-19. Io credo che dobbiamo proprio guardare oltre, dobbiamo staccarci da quell'idea di enogastronomia e quindi anche di fare impresa nel mondo del vino. Non tornerà sicuramente come prima, ci saranno delle nuove, nasceranno delle nuove opportunità, ma sicuramente il mondo come l'abbiamo conosciuto fino ad oggi, io credo che non sarà più possibile che torni, perché ci dovremo abituare purtroppo a, diciamo, un modello di vita diverso. E quindi poi una volta ci saremo abituati a quel modello di vita con le nuove tecnologie che ci verranno in aiuto e quindi nasceranno tutta una serie di servizi che poi difficilmente torneremo indietro. Ecco, io sono partito anche da dei dati. Il fatturato degli alberghi in Italia, per dare alcuni dati, ma per capire dove ci si colloca, qual è Sì, il problema, esattamente, è certo. circa 20 miliardi all'anno. Ecco, si prevede una perdita del 60 o dell'80%. Questo è il dato italiano degli alberghi. E poi ti spiego perché l'idea di partire dai dati degli alberghi, perché sono strettamente, come dicevo prima, l'alberghiero e la ristorazione sono legati poi anche Collegate, certo. al mondo del vino. E nel 2019 la Toscana ha registrato 48 milioni e mezzo di pernottamenti, un più 0,7% rispetto al 2008, quindi era un trend assolutamente in positivo, con 26 milioni di stranieri e 22 milioni di presenze italiane. Ecco, questo perché si parte da dati, anche per capire che spesso la percezione è che il nostro mercato sia sostanzialmente tutto il settore estero. In realtà non è così. Dai dati ci dicono che i pernottamenti sono più o meno il 50%, 45% sono italiani che vengono in Toscana e Questo è un che dato importante, è un comunque. dato che secondo me ci Molto deve far importante. riflettere poi nel proseguo dell'analisi, no? Perché partire da dati spesso ci porta in strade un pochino più, diciamo, concrete. Certo. Certo. Ecco. E se poi si va nel settore delle aziende vinicole, i dati ci dicono che noi abbiamo 23.000 aziende vinicole, cioè un dato incredibile, 60.000 ettari coltivati a vigneto. E il 92% di questi sono vini DOC, DOC e DOCG. Questo per dire che sono grandi vini, cioè sono vini che hanno una certa importanza sul mercato. Abbiamo 8.200 cantine, di cui 17 cantine cooperative. E poi abbiamo 58 denominazioni di indicazioni geografiche, 11 DOCG e 41 DOC. E una cifra di affari
ex fabbrica di oltre 950 milioni di euro. Ecco, questi dati ci fanno capire l'importanza del settore del vino e del settore alberghiero, perché ovviamente questo poi incide anche nel PIL, perché il settore alberghiero incide il 13% del PIL della Toscana. Questi sono dati che ovviamente ci devono far riflettere a noi, ma devono far riflettere poi anche chi ovviamente ha possibilità, chi ci governa, di avere un'attenzione nei confronti di questi settori, perché poi a cascata hanno delle cascate occupazionali, certo. Quindi anche dei flussi che poi vanno a cascata sul territorio incredibili. Io per andare diciamo avanti nella domanda che mi hai fatto te, il vino con le 23.000 aziende che ti dicevo prima ha 93.000 lavoratori in Toscana, e sostanzialmente il vino ha diversi canali di vendita: ha l'oreca cosiddetta, quindi bar, ristoranti, hotel, enoteche, la grande distribuzione, la CDO cosiddetta organizzata, e qui poi andremo a parlare delle e-commerce perché ci sono dei dati interessanti, poi c'è l'export e poi c'è la vendita diretta. Ovviamente questi settori hanno tutti subito un bel ridimensionamento dovuto al fatto che se non c'è circolazione libera di persone, ovviamente non si sposta e non c'è acquisto. L'unico settore che ovviamente è cresciuto è il settore dell'online, e quindi il mondo dell'e-commerce, sul quale poi dopo magari ci fermeremo per fare alcuni ragionamenti. Ovviamente, per iniziare, diciamo punto punto, il settore oreca, bar, ristoranti, hotel e enoteche, ha una quota di mercato che supera ampiamente il 50% del fatturato, e quindi ovviamente questo ha subito uno stop nei primi due mesi, e quindi le aziende, come può ben capire, si sono sostanzialmente fermate totalmente. Ma c'è stato uno stop. Sono in ginocchio sostanzialmente. Il settore della grande distribuzione, quello dell'e-commerce, ovviamente cresce a dei ritmi incredibili in questi giorni. In questi due mesi ha fatto veramente un balzo in avanti, però bisogna considerare che parte da una cifra molto bassa, cioè parte da una quota dell'1% delle vendite complessive, e quindi ovviamente non riesce a sopperire il tracollo che ha avuto l'oreca. Cioè, è vero che l'e-commerce cresce a cifre importanti, non riesce a controbilanciare assolutamente perché è stato l'altro proprio, che quindi ancora siamo lontano. L'export ovviamente è a rischio esportazioni 1 miliardo per colpa del coronavirus, solamente per colpa del coronavirus. Ovviamente ovviamente lo sconvolgimento non riguarda solo la Cina, ma anche tutti gli altri paesi. E poi ci sono delle incognite che già da inizio anno pesavano sul settore dell'export, che erano i dazi americani, che erano un po' lì in forze, c'era da capire cosa sarebbe potuto succedere. Cosa sarebbe potuto succedere. E poi la Brexit sull'Inghilterra, che ovviamente anche questo era un'incognita che lasciava un po' il mercato in attesa. La vendita diretta ovviamente, anche se era una parte marginale per le aziende, era una fase importantissima, perché era un modo per far conoscere l'azienda, che far conoscere i metodi di lavorazione, ma soprattutto far vedere alle persone da dove viene quell'elisir magico dentro la bottiglia che loro stanno bevendo è fondamentale. Ecco qui che questa è la parte che si rifà un po' alla vendita online, cioè bisogna unire queste due, da una parte l'opportunità della vendita online e dall'altra il problema di non potersi spostare. L'opportunità diventa che questa, diciamo, il servizio che faceva la vendita diretta, ovvero il fatto di poter conoscere l'azienda, oggi va portato online. Quindi quello che da sempre già dicono gli esperti dell'online, fare storytelling, cioè raccontare la storia dell'azienda, far vedere come si produce un vino e far vedere i volti di chi è materialmente in azienda, che lavora in vigna, far capire cosa succede, i vari passaggi della vigna, e soprattutto farli vedere tramite dei video, tramite delle foto, perché sempre di più questo aiuta le aziende a raggiungere il consumatore finale, e soprattutto anche a
farli emozionare, cioè a lasciargli quel qualcosa in più che poi lo porta all'acquisto finale. Perché non si deve partire dall'idea che l'e-commerce sia il posizionare la bottiglia del vino semplicemente e-commerce. Basta, cioè l'idea è: posiziono i miei prodotti, i vini, l'olio o quello che produco in un negozio online, uno shop online. No, non è questo. La vendita online è saper raccontare al meglio il proprio prodotto, raccontare la propria storia, perché poi le persone hanno bisogno, proprio in un momento come questo, di sentirsi raccontare le storie, cioè di capire da dove viene l'azienda, quali sono stati i passaggi. Le radici, ovviamente. Le radici, bravo, cioè tornare alla terra, no? Ma poi soprattutto perché c'è una storia dietro i prodotti che vengono venduti, cioè assolutamente. Non è che si vende qualcosa di freddo e di sterile, cioè si vende qualcosa che comunque, appunto nel caso del vino, ha una propria vita, cioè un proprio percorso di vita, la famosa sentenza di cui si parlava anche prima, no? Bravo, cioè ci sono veramente casate che si tramandano generazione in generazione, quelli che sono i trucchi del mestiere. E poi, per esempio, mi viene in mente l'esempio dell'olio, no? Cioè, se uno riuscisse a documentare, per esempio, la raccolta delle olive che avviene a novembre su delle scalette col freddo, con la tramontana e ti congela le mani, il naso, cioè la difficoltà della raccolta in queste scalette, perché da noi gli olivi sono in questi gradoni stretti e quindi non hai possibilità di fare la raccolta meccanica. Però tutte queste cose, per far capire la qualità di un prodotto, vanno raccontate, vanno fatte vedere, vanno fatte vivere alle persone. Solo in quel modo, una volta le persone hanno capito il valore che c'è dietro, il valore del sapere, la passione, l'amore con la quale la mattina, obiettivamente, in agricoltura bisogna avere tanta passione e tanto amore, perché la fatica è veramente tanta. È durissima, è durissima. I nostri nonni dicevano la terra è bassa, ma è vero. Esatto. Cioè rende parecchio l'idea. Però c'è anche tanta soddisfazione, perché poi quando una persona dall'altra parte del mondo apre una bottiglia e ti manda una recensione che grazie a quel prodotto gli hai lasciato veramente delle emozioni, gli ha regalato dei momenti indimenticabili, ecco, io credo che questa sia la cosa che ti ripaga di tutte, la cosa più bella che ti può ripagare di tutti gli sforzi e la fatica che c'è per riuscire a fare un grande prodotto. Però tutto questo va raccontato e non mi stanco di dirlo, va raccontato con il video, perché i video ti aiutano a trasmettere quello che c'è dentro a quel bicchiere di vino, a quello che c'è dentro a un buon olio, o quello che c'è dentro appunto a cosa c'è dietro al tartufo. Noi abbiamo dei prodotti incredibili, non c'è solo il vino, ovviamente. Il vino fa da padrone in quanto a fatturati, in quanto è uno tra i prodotti che, diciamo, ci rappresenta al meglio nel mondo. Però anche altri piccoli produttori devono raccontare, devono avere veramente il coraggio e la voglia di raccontarsi, perché i loro volti sono la cosa che funziona meglio al mondo. Infatti una tra le promozioni più belle che può venire da noi in Toscana è questa, cioè di far vedere le volti, le mani delle persone che lavorano nelle vigne, che lavorano nei campi, perché è questo che le persone vogliono vedere. Senti Federico, io a questo punto andiamo avanti parlando un po', anche cogliendo anche un po' un commento che ci è arrivato da un nostro spettatore mentre stavamo appunto parlando di tutte queste cose, e ci chiedono appunto quando riusciremo a vedere i turisti, a rivedere i turisti, se li rivedremo. Ecco, appunto, era un po' ci hanno un po' letto nella mente, come si suol dire, no? Perché il prossimo tema che andiamo a affrontare ad ora è proprio il turismo legato al settore enogastronomico nel post-Covid, cioè c'è una fase 2 da un punto di vista governativo, da un punto di vista delle riaperture, ma ci sarà anche necessariamente una fase 2 anche all'interno del settore enogastronomico. Certo, assolutamente. Come diceva, prendo la frase di Joe Strummer, diceva: il futuro è incerto, o meglio non è scritto. Cioè, qui veramente siamo in quella fase, no? Poi mi diceva Dante Alighieri, siamo nei sospesi in questo momento. Allora, fare previsioni è difficile, però
sicuramente, cioè, io non sono un medico, ma io credo che la Toscana veramente abbia tutte le caratteristiche per essere uno tra i primi territori, come diceva con forza Pescini, ma non solo, il Barone di Caso, il Lorenzo Olchini, il Brocci, appunto. Cioè, io credo che i nostri siano territori dove questa sperimentazione possa veramente iniziare prima possibile, perché noi abbiamo dei territori dove il distanziamento sociale, come dicevo prima, è naturale. Cioè, non c'è bisogno di mettere barriere di plexiglass per evitare assembramenti in una strada bianca del Chianti anziché a Sant'Antimo sotto Montalcino. I nostri sono luoghi, come piace definirli a me, luoghi dell'anima. Sono luoghi dove veramente ritrovi te stesso, dove riesci a meditare, a godere di quei silenzi, di quella tranquillità, e gli unici suoni che senti è il canto del gallo, il suono delle campane, il fruscio delle foglie quando c'è vento, gli uccellini. Quindi non è retorica, io credo la Toscana ha tutte le carte in regola per poter essere una tra le prime mete, tra l'altro, a ripartire, perché quando ci sarà l'opportunità tutti avremo una grande voglia di andare a fare qualche giorno, perlomeno un weekend, dove potersi rigenerare, no? Certo. Perché sicuramente il fatto di stare in casa, cioè, non abbiamo una stanchezza fisica, ma abbiamo una stanchezza mentale. Abbiamo anche bisogno di iniziare un po' a rigenerarsi. E la Toscana credo sia uno dei posti più vocati per questo, da sempre. Lo conoscono bene gli inglesi, Chianti Shire, l'hanno scoperto poi gli americani, tutto il mondo ha scoperto questo luogo dove venire a rigenerarsi grazie a questo mix magico. Quindi io credo saremo ancora sul mercato interno una tra le prime mete, appena però potremo. Ecco, il mercato interno, se si parte da quel dato che dicevo inizialmente, può veramente, diciamo, un po' sopperire. Cioè, se partiamo da un dato che normalmente il mercato interno è quasi al 50%, se riusciamo a incentivare quel dato, ovviamente la possibilità di crescere ancora di più e quindi andare a sopperire quello che è. Assolutamente, cioè, sì. Soprattutto per in questo momento di crisi, dove gli spostamenti li vedo veramente ancora un po' lontani, l'idea dei voli intercontinentali sono ancora un'ipotesi, credo, non lo so, lontana, molto ma lontana. Sicuramente i primi a ripartire saranno gli spostamenti interni del paese, e quindi perché no essere una tra le prime mete per qualità della vita e per qualità dei prodotti, proprio anche per rinfrancare la mente, l'anima, lo spirito, ma anche il corpo, perché i nostri grandi vini rossi chissà che non siano l'elisir di lunga vita, perché abbiamo due tra i comuni, non solo due, ma sono diversi, ma abbiamo Radda in Chianti e Gaiola in Chianti che hanno zero casi. Zero casi. Vero. Poi abbiamo luoghi magici come il Re di Condoli, anche lì abbiamo zero casi. Noi abbiamo tanti luoghi dove la qualità della vita è veramente molto alta, e quindi in un momento come questo, dove la salute è una tra i primi campanelli che ovviamente ognuno di noi subisce in questo momento, io credo che la Toscana sia una tra le prime mete. Dobbiamo essere bravi a comunicarlo, soprattutto a fare emozionare, secondo me, riuscire a riempire diciamo web, l'online, i social, non tanto di messaggi marketing costruiti, ma secondo me di messaggi veri, appunto fatti da persone che tutti i giorni sono in prima linea, tutti i giorni lavorano, fatte da vignaioli, fatte da chi è in prima linea davvero. Da chi c'è sempre stato e continua a esserci. Sempre. Chi c'è quando durante le mattine di tramontana appunto coglie le olive, chi c'è a sporcarsi le mani durante la vendemmia, quindi chi c'è sempre stato, ecco. Poi, cioè, per esempio, il distanziamento mi viene in mente perché ho trovato alcune cose simpatiche. Cioè, sicuramente noi oggi non siamo più in grado di vendere in questo momento poi storico il vino direttamente, non possiamo più fare la vendita diretta e avere il contatto fisico, ma già nel Rinascimento Firenze era conosciuta per le buche del vino. Cioè, esistevano 170 buche, e addirittura c'è anche un'associazione culturale dedicata alle buche del vino a Firenze, perché anche in passato ci sono stati dei momenti dove era
pericoloso dal punto di vista, cioè voglio dire, altre epidemie, ecco. Ma altre epidemie, e avevano creato queste buchette, quindi c'era già in qualche modo un distanziamento nella vendita del vino. Oggi ovvio la buchetta è rappresentata da, come si diceva prima, la vendita online. Per fare anche un ragionamento sulla vendita online, ripeto, bisogna costruirsi un'esperienza. Cioè il vino non deve vendere un prodotto, un liquido, non può vendere quello che dicevo prima, un'analisi di laboratorio che magari fa bene altre cose. Il vino deve vendere un'esperienza, e prima di arrivare a vendere nell'e-commerce c'è bisogno di vendere una storia, di fare storytelling e poi anche di creare un packaging, secondo me, adeguato a questo nuovo momento. Sì, perché le persone hanno anche un po' questa aspettativa di vedersi arrivare un po' un regalo, perché quando te ricevi un regalo, il packaging, la parte importante, perché ti dà l'attesa, ti crea l'aspettativa, no? Già anche l'anteprima, no, di quello che poi vedrai dentro. Preciso, cioè già dal packaging ti rendi conto, cerchi, inizi a percepire il valore di che cosa del contenuto. Spesso noi sul packaging, un po', devo dire la verità, si pecca, cioè si tralascia molto. Siamo molto bravi nel fare prodotti di grande qualità, vini di grande qualità, perché obiettivamente negli ultimi anni si è alzato tantissimo il livello, la cultura del vino è cresciuta, sono tanti giovani, si sono appassionati, hanno studiato, fanno ricerca, fanno sperimentazione e veramente mediamente trovi dei vini fantastici. Invece dal punto di vista del packaging e della comunicazione pecchiamo un po', perché ancora trovi aziende che gli manca addirittura il sito internet, oppure che non hanno un sito internet che si può vedere dal telefono, che non è compatibile col telefono e che quindi non è leggibile. Non è responsabile. Certo. Il mobile è la parte principale. E poi non trovi aziende, per esempio, che hanno dei video. Cioè, se te guardi mediamente le aziende, solo quelle top, cioè le aziende, le multinazionali, aziende molto strutturate, ma le piccole aziende, ma anche le medie aziende, non sono ancora pronte dal punto di vista dell'innovazione tecnologica, dal punto di vista della comunicazione, parlo, e anche del packaging, perché il packaging in questa fase ti aiuta molto per la fidelizzazione poi del cliente, perché poi se il cliente si fa una foto col packaging mentre apre il vino, fa pubblicità all'azienda, una pubblicità che ti arriva gratuita. È vero, spendi un po' di più inizialmente sul packaging, ma poi ti ritorna in termini di fidelizzazione del cliente. Di visibilità, ovviamente, no? Sì. Ma anche in un certo senso dare un'immagine, si parlava prima di storytelling, no? Ma anche dare un'immagine dei propri territori, del proprio lavoro, fidelizza, no? In un certo senso. Assolutamente. Lo rassicura, no? Assolutamente. Poi c'hai tutta la parte, ovviamente, come si diceva prima, dei ristoranti, delle enoteche, che ora sono ferme. Ma c'è anche da capire cosa succederà, e non ultimo la parte dei bar, no? Enoteche, ma anche bar, perché la parte bar era importante, soprattutto l'aperitivo era diventato, diciamo, un culto, una sorta di culto. Sì, un culto. Infatti, tra l'altro, cocktail deriva un po' dalla parola cocktail, la coda di gallo, un po' l'idea un po' di pavoneggiarsi, stare lì col bicchiere in mano, di godersi di quella convivialità, di stare insieme, di parlare con più persone senza avere l'obbligo di stare seduti e quindi poter parlare solo la persona che hai accanto. Certo. Come cambierà? Cambierà probabilmente da quello che ci stanno raccontando un po' tutto, perché io l'idea, sono un po' terrorizzato ancora dall'idea di quel box in plexiglass, non solo se me lo vedo in spiaggia al mare, che mi dà veramente... Ma anche nel ristorante, no? Oppure al bar o all'enoteca durante l'aperitivo. Però ti immagini, te vai a cena in due persone, e la cena è un momento conviviale, perché non andiamo a cena solo per nutrirci, ma anche per la parte conviviale, per lo stare insieme. Ti immagini, allora anche lì l'imbarazzo, mi immagino, dice, ma chi la tiene la bottiglia, da che parte del plexiglass si mette la bottiglia, no? Cioè è una follia, no? Allora, ancora non siamo entrati in questo meccanismo, quindi io mi sono anche immaginato che piano piano cambieranno anche gli usi un po', perché i modelli proprio, perché io credo che a parte i ristoranti
lo dovranno loro stessi in primis rivedere il modello aziendale, perché sul ristorante prima faceva 80 coperti, vedevo parecchie proiezioni e mi sono confrontato anche con diversi ristoratori, amici e ciò, vedono più che dimezzati i propri posti a sedere, un terzo. Quindi avere un terzo dei posti a sedere ovviamente... A causa del distanziamento sociale. È a causa del distanziamento sociale. Chi aveva 80 posti rischia di vederne 20, 25, perché noi abbiamo locali storici e quindi sono tutti fatti di piccole salette, di corridoi stretti, bellissimi, particolari, ma in questi momenti ovviamente per il problema del distanziamento sociale le rendano un problema ancora più grande. Quindi dovremo rivedere il modello, perché non so come un ristorante possa tenere in piedi una sala con un terzo dei posti rispetto a prima, o come possa veramente tenere in piedi i costi della cucina e di tutta l'azienda, non solo il costo della sala. E quindi probabilmente nasceranno delle forme di takeaway e nasceranno anche sicuramente, come avviene in questi casi, perché dicevo all'inizio della nostra chiacchierata che questo vedrà un cambiamento epocale dal quale non torneremo più indietro, perché secondo me nasceranno una serie di servizi anche sul takeaway, dei packaging particolari che ti vedranno sicuramente anche dei servizi online, per esempio la possibilità di prenotare un aperitivo che già c'è ora. Certo. Ora prenoti un aperitivo, ti sta abituando a farti il tuo aperitivo portato dal bar, dal barman di tua fiducia, che ti porta la boccettina chiusa, quindi sigillata, ovviamente a casa, certo. E ti fai il tuo cocktail a casa. Ovviamente quello che manca è la parte della convivialità, la parte della socializzazione, certo. Perché ovviamente partecipare a un cocktail come stiamo facendo noi, un discorso è fare una chiacchierata o raccontare un'azienda, un altro ragionamento sarà l'abituarsi a dover fare un cocktail simpatico, conviviale via social, insomma una cosa un pochino, certo, più particolare, diversa sicuramente. Senti, in questo senso quando si parla appunto di fase 2 si parla un po' anche di come il web, l'online può in un certo senso appunto favorire tutte le cose di cui abbiamo parlato, no? Cioè favorire, cercare un attimino di portarci sulla strada di questo cambiamento anche di abitudini che ovviamente prima erano molto consolidate e che adesso dovremmo necessariamente, no, per motivazioni appunto di tipo sanitario, cercare di modificare. Però ecco, in un certo senso non c'è neppure da inventare qualcosa di più, no? Le tecnologie esistono, tanto è vero che noi in questo momento ci stiamo parlando e ci siamo incontrati via streaming, ci stanno vedendo delle persone, ecco, siamo in diretta, quindi tutti i servizi che poi potremmo anche approfondire. Certo, ma guarda, sì, assolutamente, cambierà il mondo, come ti dicevo. Guarda, è nato anche un manifesto proprio il 12 di aprile, che è un giorno simbolico, ovviamente quello della Santa Pasqua, come metafora della risurrezione un po' dell'enogastronomia, certo. Un manifesto orizzontale dell'ospitalità e della tavola tra la Federazione Italiana Cuochi e la Federazione Italiana dei Pubblici Esercizi. E hanno presentato questo manifesto appunto della risurrezione, fissando i punti sostanzialmente del post-coronavirus. Loro hanno individuato la convivialità, il benessere, la sensorialità, il territorio e la condivisione. Anche secondo me questi sono i punti fondamentali, perché noi non dovremmo perdere la parte conviviale, perché il cibo, il buon cibo, il buon bere è convivialità. Cioè non mi immagino, ancora non ce l'ho fatta neppure io, da solo chiuso in sala a stappare non so cosa. Puoi avere anche la bottiglia più buona del mondo, ma obiettivamente il bene bisogno è convivialità. Benessere, perché come ti dicevo prima, le persone ormai staranno molto attente alla qualità del cibo, perché abbiamo capito quanto è importante la nostra salute e quanto questa ci condiziona la vita. La sensorialità, perché anche la sensorialità, perché ci manca anche un abbraccio, la stretta di mano oggi, no? Il non poterci toccare, capiamo quanto purtroppo è importante. Io da sempre dico sempre a tutti, le cose vanno toccate, e questo vale per i tessuti nel mondo della moda, perché piano piano si abitui, ma vale anche per l'enogastronomia. Le cose vanno annusate, vanno toccate con le mani per goderne appieno. Il territorio tasca stai, quel mix magico che si diceva è contenuto poi in un bicchiere di vino.
E la condivisione? La condivisione perché si ritorna lì, alla convivialità. Se non c'è condivisione, obiettivamente è difficile riuscire a essere felici, secondo me, nel poi godere di tutte queste cose di cui abbiamo parlato. È difficile pensare di godere di un bellissimo itinerario in una strada bianca, è difficile pensare di godere di un bicchiere di vino da soli. Sicuramente questo, in questa fase ci siamo adattati, ci dovremo adattare, ma poi dovremo trovare delle nuove forme di dove ci riusciremo a garantire sì la salute, perché poi la salute viene prima di tutto, però piano piano dovremo cercare anche delle forme dove mentre si garantisce la salute si trova anche un po' di condivisione, di convivialità, di contatto ovviamente. Io credo sia alla base anche del nostro benessere psicofisico, e questo è un buon bicchiere di vino, senza mai esagerare, perché poi come tutte le cose non devono mai essere prese, devono essere prese con moderazione, però un buon bicchiere di vino a pasto o una buona ricetta toscana io credo che non faccia male. Anzi, ci sono una serie di ricerche, delle volte mi diverto andare a cercare tutta questa serie di curiosità, no? Io credo che lo stare bene ci porta anche un benessere fisico, stare bene a livello dal punto di vista psicologico, e su questo la Toscana aiuta tanto, e forse può essere anche, voglio sperare, diciamo, al centro di questa ripartenza dell'Italia dopo questo Covid-19. Ecco, io direi che con questo auspicio, con questa speranza, possiamo anche appunto ringraziare Federico Minghe per essere stato qui con noi oggi pomeriggio, nostro ospite. Ovviamente ti aspettiamo prossimamente, qualora cui ovviamente tu voglia ritornare qui a chiacchierare con noi. Io, guarda, accetto volentieri l'invito, ma quando mi collegherò da qualche cantina oppure in qualche tavolo conviviale, quindi assolutamente noi ci prendiamo buon esempio da te, ecco, sarà sicuramente ottimo. Io vi ringrazio tutti quelli che ci hanno seguito oggi pomeriggio con Federico. Vi ricordo che la nostra chiacchierata potrà essere appunto rivista anche sul blog di Cybermarket e su Valdezza.net, e vi lascio ai prossimi appuntamenti appunto qui sulla nostra pagina. Ciao a tutti, grazie ancora a Federico. Ciao.